Giorgio Morandi vive per circa 30 anni nello studio di Via Fondazza a Bologna insieme alla sua famiglia, alle sue sorelle e in questa piccola stanza colloca i suoi dipinti, le sue tele, soprattutto gli oggetti che noi vediamo all'interno delle sue opere, quindi le bottiglie, i vasi di fiori e le scatole che ritroviamo nelle sue tele. Ecco, questo luogo è un luogo molto intimo, familiare e magico, rappresentato e studiato anche da molti fotografi che nel corso degli anni hanno voluto fare molti scatti. È il caso di Jean-Michel Folon, ma prima di lui Herbert List, Hugo Mulas, Berengo Gardin e tanti altri. E qui vediamo la ricostruzione di questo bellissimo ambiente da parte di un altro fotografo che si chiama Luigi Ghirri, nato a Scandiano, che tra il 1989 e il 1990 ha eseguito circa 400 scatti di questo luogo. Un luogo veramente magico dove vuole rappresentare in modo quasi iperrealista la quotidianità di Morandi. Quindi tutti questi oggetti che l'artista assolutamente non toccava, non spolverava, lasciando proprio la polvere del tempo su ognuno di essi, e li vediamo proprio collocati sui tavoli, sulle plance, vicino al cavalletto appunto delle sue tele.